Sì, io lavoro sempre tutti i giorni per arrivare in partita al massimo, anche se gioco dal primo minuto, se entro, provo sempre, proverò di dare sempre il 100% e aiutare la squadra per portare 3 punti a casa. Oggi purtroppo abbiamo fatto una bella partita, secondo me, contro un avversario difficile. E alla fine ci siamo riusciti a portare a casa un punto che ci dà fiducia, perché in questa settimana è difficile, abbiamo 3 partite e non c'è tanto tempo di pensare alla partita di oggi. Noi già da domani iniziamo a lavorare per martedì. No, quando sono arrivato a Pescara giocavo ala a destra, che è diverso di tutto. Ala a destra no, non mi piace fare per niente. E l'abbiamo escluso. Poi o mediano o mezzala, tocca a mister a decidere. Io mi trovo bene a tutti e due i ruoli, però va bene tutto. L'importante è che giochi, no? Bene, però il passato è passato, il futuro è futuro, noi vediamo il presente. Andiamo martedì per prenderci 3 punti, come andiamo tutte le partite. E poi quello che riusciamo a fare lo facciamo. Speriamo bene. No, va bene, oggi una squadra giocando col trequartista non lascia tanti spazi a un mediano, perché è sempre a uomo e l'obiettivo oggi era far giocare le mezzali. Secondo me ci siamo riusciti bene. Poi il secondo tempo li abbiamo fatti girare, erano più stanchi e sono riuscito pure a prendere un po' di palloni. Ma come ho detto prima, Entella è una squadra forte, sanno fare entrambe le cose, pure in attacco, pure in difesa. Sono una squadra molto compatta e quando trovi le squadre così devi avere molta pazienza. Eppure è stato un bravo Memusciai a fare un gol sulla palla attiva, che sono molto importanti su queste partite qua. Ragazzi, il calcio non è chi fa più tiri vince, perché Entella ha fatto un tiro, un gol. Mezzo tiro, un gol. Allora noi abbiamo fatto il massimo, alla fine un punto, basta. Ho detto come prima, martedì abbiamo un'altra e dobbiamo vincere.